Sono Emanuele Citta e gestisco con la mia famiglia, mio fratello e i miei genitori un'azienda agricola nel Chivassese, in frazione Mandria, la Piemontesina. E abbiamo iniziato circa 25-30 anni fa con questo nuovo centro aziendale, quando l'azienda è iniziato, diciamo, in cui c'era un allevamento di bovini di razza piemontese e si coltivavano cereali e foraggio per l'allevamento. Abbiamo iniziato anche un'attività di agriturismo con ristorazione principalmente alla domenica, e in cui facevamo varie attività legate appunto al mondo agrituristico, dalle escursioni a cavallo, in bici, eccetera. E dopo circa 15 anni, per vari motivi sia familiari che economici, abbiamo deciso di cambiare il tipo di attività e dall'agriturismo siamo passati ad aprire il primo agriasilo d'Italia. Quindi abbiamo dovuto con Coldiretti fare una proposta di legge alla regione, e questa proposta di legge è diventata un disegno di legge che poi è stato poi il disegno di legge sull'agriasilo, che ci ha appunto permesso di aprire l'asilo. L'attività che i bambini svolgono e quelle più divertenti sono tutte le attività all'esterno, quelle con gli animali principalmente, quando facciamo attività proprio legate al contatto con gli animali che noi abbiamo, e di molti generi, dai gatti, cani soliti, alle anatre, le oche, i conigli, i cavalli, le mucche, gli asini e più che abbia ne metta. La nostra azienda è composta principalmente da me, mio fratello e i nostri genitori. E abbiamo tre educatori per il centro estivo e l'asilo, e la cuoca dell'asilo e del centro estivo. E questi, diciamo, sono i dipendenti che noi abbiamo all'interno del nostro sistema produttivo. Io sono Federico Citta, dell'azienda agricola La Piemontesina. In questa azienda il mio ruolo è di seguire la parte della mungitura degli asini, della vendita del latte e della vendita della carne dei bovini, dei nostri bovini di razza piemontese. Noi abbiamo iniziato la filiera corta qualche anno fa per un motivo molto semplice: la grande distribuzione non ci dà più una soddisfazione economica. La filiera corta invece ci dà una buona soddisfazione, giochiamo la faccia davanti al consumatore, proponiamo il nostro miglior prodotto e il consumatore è sicuro di quello che mangia, di quello che beve nel caso del nostro latte d'asina, e ovviamente noi diamo tutti i prodotti di alta qualità, carne di bovini di razza piemontese e il latte d'asina per i bambini che hanno delle grosse intolleranze. Per me l'innovazione è l'alternativa alla produzione classica che è sempre stata fatta in agricoltura, che ormai non dà più reddito a noi giovani. L'innovazione è avere idee buone, idee fantasiose e idee funzionali. Nel caso nostro il latte d'asina è stato un'innovazione fantastica, i cosmetici al latte d'asina ancora di più, speriamo che abbiano un grande successo nel mercato. Noi stiamo facendo un sondaggio in tutta Europa e anche fuori dall'Europa, in questo caso in specifico il Giappone. Partiremo con una campagna pubblicitaria verso il Giappone a settembre, speriamo in un ottimo riscontro, può essere una grande svolta per il futuro. La nostra azienda come sviluppo locale ha dato un ottimo servizio al territorio, avendo aperto questo agriasilo e anche il centro estivo nel periodo in cui le scuole sono chiuse, un servizio ottimo perché togliamo i bambini dall'asfalto e dalla città e li immergiamo in pieno della natura. Coldiretti è un appoggio molto utile in alcuni aspetti anche fondamentale del nostro lavoro, perché diciamo che ci dà informazioni utili, ci dà un aiuto consistente nell'attività, nel richiedere domande, nel fare ricerca anche sul tipo di attività che stiamo facendo, su cosa fare, su cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare. E quindi è un apporto di contorno praticamente sostanziale a livello lavorativo.